Parliamo di un altro grande appuntamento, quello di fine estate, la Sagra Musicale dell'Umbria, che torna con la sua 74esima edizione. I particolari nel servizio di Paola Costantini. Dal 7 al 22 settembre si svolgerà la 74esima edizione della Sagra Musicale Umbra. Trevi, San Gemini, Assisi, Perugia, Montefalco, Norcia, Panicale, i luoghi della manifestazione che inizierà con una doppia anteprima che darà il via al viaggio musicale di 26 concerti sul tema E tu, uomo, la musica dal profondo. Questa sagra, lo vedrete nel programma, è una grande scommessa perché cerca di mettere insieme una parte che è tutta quella, la storia, la tradizione, il valore della Sagra Musicale Umbra, cioè della musica intesa come ricerca spirituale, e qui naturalmente c'è anche il titolo, Tu uomo, questo rapporto ancestrale dell'uomo con la musica, attraverso la musica, verso se stesso e verso il reale, cioè qualcosa di profondo che tocca le radici proprio dell'essenza umana. E dall'altra parte però anche uno spirito di novità, di innovazione, di sperimentazione. Vedrete, ci saranno mezzi multimediali e non solo questo come mezzo, ma anche come indirizzo, cioè di apertura della sagra alla città. Evocativo il significato del manifesto della Sagra Musicale Umbra. Descrive molto bene la forza della musica, la forza di coesione della musica, la forza di comprensione dell'altro della musica. Importante il lavoro svolto dal direttore artistico del festival Enrico Bronzi. Mi piace ricordare soprattutto il grande evento che occuperà in realtà un'intera settimana, che è il video mapping, cioè questa grande installazione audio-video, una forma di arte contemporanea molto affascinante, e legata al tema del nostro festival, che sarà curata da Carmachina proprio sul sagrato del Duomo, e quindi sarà visibile per tutto Corso Vannucci per 7 sere ripetutamente. E poi tante altre cose, insomma, mi piace citare il maestro Reveghe, ci saranno, insomma, credo diversi concerti di un certo peso, e poi mi lasci soltanto dire appunto Basiani, che è l'ensemble di Stato giorgiano, e con un ensemble vocale che è l'interprete della grandissima tradizione del canto polifonico giorgiano, e che sono appunto è un gruppo di artisti veramente toccanti e molto, molto emozionanti.